Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Siamo nel refettorio del convento. È in questo luogo il posto di Padre Pio dal 1918 al 1928. Sì, perché in questo grande santuario, oltre al suo posto originale dove spesso vediamo che dove registro una serie di puntate dedicate al minuto di Padre Pio, ecco qui spesso non lo prendiamo mai in considerazione se non di passaggio. Si tratta del posto di Padre Pio dal 1918 al 1928, perché Padre Pio cominciò a prendere proprio qui i pasti, ci racconta questa targa, sedendo proprio al fianco del padre direttore del seminario Serafico. I superiori videro bene questa sua presenza nel refettorio dei Fratini, anche perché, essendo egli direttore spirituale, interagiva così l'indirizzo formativo dei giovani aspiranti al sacerdozio. Però fino al 1928, quando poi lui stesso chiese di tornare nel piccolo refettorio dove c'era tutta la fraternità. E poi da lì, quando la fraternità si fece sempre più grande, quindi tornò in questo refettorio a pranzare con gli altri frati, e il suo posto era quello che vediamo spesso. Oggi, come vedete, sempre l'indirizzo di posta elettronica a cui inviare le vostre mail, ci ha scritto Isabella, una donna che vive a Roma e che segue il nostro programma. Una puntata in particolare ha catturato la sua attenzione. La puntata di un'altra ragazza, Elisabetta, una ragazza veneta residente a Londra, e Isabella si è rispecchiata nelle parole di Elisabetta. Condividendo la storia di Elisabetta, lei si scrive: "A volte ho un gran rifiuto, a volte una ricerca assoluta", spiegando così come nei momenti più equilibrati trova ristoro nella preghiera, conforto in se stessa, un mezzo di conciliazione, ecco, con Dio, con il creato. La vita di Isabella è segnata da una grande perdita, ha perso la mamma, Vincenza, un dolore che mi ha devastata, racconta, unito ad anni difficilissimi e difficoltà di ogni tipo. La madre di Isabella era il faro di casa sua, una donna energica, volitiva, impulsiva, sincera, ma le difficoltà economiche e lavorative del padre, culminate poi in un fallimento societario, hanno costretto la mamma a lavorare duramente, prendendosi carico della famiglia con la speranza che presto si sarebbero poi risollevati. E Isabella, a 21 anni, è colpita da una strana malattia avuta dopo una mononucleosi. Si tratta della fibromialgia e della sindrome da fatica cronica, CFS, con questa sigla. Condizioni ancora poco comprese ma debilitanti, simili al long COVID. Tutto questo è la storia di una vita, dice Isabella, descrivendo come la malattia abbia comportato un immenso stress per la famiglia, con costose peregrinazioni dai medici, da un medico all'altro, un carico di angosce indicibili. Però, nonostante tutte queste difficoltà, Isabella riesce a laurearsi con il massimo dei voti in lettere, storia dell'arte, e tuttavia il lavoro non arriva, aggravando così ulteriormente questa situazione economica della famiglia. I rapporti con il fratello si deteriorano, le difficoltà finanziarie si acuiscono e la salute e le forze sono sempre più esigue. L'impegno è massimo, i risultati sono pochi. Isabella però racconta che una notte sogna Padre Pio. Vuole tenere per sé questo episodio e ci dice: "Spero di condividere in una futura lettera questo sogno che ha sconvolto letteralmente la mia vita". Quando può fa visita alla chiesa di San Salvatore in Lauro a Roma, desidera così di venire qui a San Giovanni Rotondo in pellegrinaggio, un pellegrinaggio che ancora non è riuscita a fare, ma soprattutto, ecco, chiede a tutti noi di accendere una candela per la sua amata mamma Vincenza. Scrive: "La amo infinitamente, mi manca", e conclude così esprimendo tutta la sua gratitudine, la sua speranza di raccontarci presto buone notizie.